Perugia in Comune è una lista di Sinistra Civica che prende atto del fatto che in questi anni Perugia è stata una città senza governo e senza opposizione. Le cause sono remote, non dipendono soltanto dall'attuale giunta, ma occorre, noi pensiamo, una proposta politica e amministrativa che sia alternativa sia al centrodestra, sia al centrosinistra, sia che ai 5 Stelle, proprio perché nessuna di queste forze è stata in grado di invertire la tendenza al declino della città, al declino economico, al declino sociale, alla perdita di ruolo della nostra città. Beh, io faccio il confronto con gli altri candidati e Catiabirillo c'ha una storia importante, segnata sulla storia della nostra città, della provincia, della regione e del governo nazionale. È una persona che ha vissuto, come ha detto di voler vivere, che si è impegnata in prima persona, che è una donna, e da questo punto di vista io credo che Catiabirillo è una garanzia per certe politiche, a iniziare credo dalle politiche sociali che sono fondamentali nella nostra regione, dalle politiche per il rilancio dell'economia, dalle politiche per far sì che Perugia sia rispettata anche nell'ambito regionale. Un rispetto che è anche la necessità della costruzione di un nuovo municipalismo della nostra regione e di mettere in rete tutte le città dell'Umbria. La necessità di rifondare la sinistra, di riconiugarla, di riconnetterla con le problematiche di oggi, che sono quelle della perdita di diritti sociali, della messa in discussione dei diritti civili, della crisi ecologica e ambientale profonda che attraversa anche la nostra città. Basta pensare a tutta la vicenda dell'incendio della Biondi a Ponte San Giovanni, impone una rifondazione della sinistra e in questo senso la partecipazione dal basso di cittadine, di cittadini, di lavoratori, di precari, di ricercatori, di disoccupati che tentano in un processo di autogoverno di rappresentare i propri bisogni e di definire un progetto, penso che sia una strada per seguire.